abbiamo un sacco di problemi ed è il lupo nero, ma abbiamo modo di alimentare anche tante cose belle che ci stanno succedendo intorno e forse dandogli più valore daremo da mangiare di più al lupo bianco. Tutto ebbe inizio con il primo corso di permacultura fatto in Sicilia. Alla fine del corso i corsisti praticamente non si sono più mollati. Lupo nero, lupo bianco è il titolo del documentario che racconta la grande diffusione della permacultura in Sicilia. Il viaggio è durato circa 3 settimane, abbiamo avuto questa guida meravigliosa che è Peppe Arena, che conosce tutte le realtà che praticano permacultura in Sicilia. Appunto in queste 3 settimane siamo riusciti in realtà a visitare circa 15-20 realtà, per poi scoprire che ne esistono in Sicilia 400-450, quindi in realtà questo documentario è, diciamo, soltanto una piccola parte di quello che poi sta realmente succedendo in Sicilia. Lo ha girato Tania Nigris e Cosattini con l'aiuto del fratello e della sorella. Il reportage entra nel significato più profondo di questo metodo di progettazione che aiuta non solo a migliorare l'ambiente ma anche a creare migliori relazioni tra le persone. Non è un documentario tecnico, non è un documentario professionale, non vuole andare, diciamo, nello specifico della permacultura, ma sicuramente darne un'idea ampia e variata, nel senso che quando parli di permacultura si pensa sempre che sia legata necessariamente all'agricoltura, cosa che in realtà non è così vera, anche se è molto vicina, però come si vede nel documentario, ed è una delle cose a cui tenevo di più, è far capire che la permacultura è proprio uno stile di vita. Luna, luna, lunetta, fammi una culturetta, fammi la bella radice, la morta santa. Io sono andata più a conoscere le persone e volevo che loro mi raccontassero le cose piuttosto che andare io a chiederle. E quindi poche domande, io ho ascoltato tanto, ho più stuzzicato magari i punti deboli in cui mi interessava che approfondissero, però ho lasciato parlare loro. Ottavia organizza eventi sulla sostenibilità dell'arte e con questo documentario dimostra che si può creare un video pieno di contenuti anche senza spendere troppo denaro. E andare incontro alla semplicità è una delle cose più importanti che possiamo fare nella nostra vita. Perché se cambia la Sicilia, cambia il mondo. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su, condividete e iscrivetevi al canale.